Nuovo episodio della 100 giorni in un blocco, ragazzi. Oggi andremo a costruire la farm di alberi. Esatto, come vi avevo detto nell'altro video, ovviamente andremo a costruire la nostra bellissima farm di alberi. Come potete vedere, ho cercato di allargare un pochino qui la zona dell'orto per costruire la nostra piccola farm di alberi. Ovviamente non sarà una farm automatica, almeno per ora, poi la automatizzeremo, eccetera, eccetera, eccetera. Però cominceremo almeno ad avere gli alberi per poterci espandere. Poi, ragazzi, volevo farvi vedere che finalmente è pronto il nostro vetro per andare ad abbellire la nostra, diciamo, umile dimora per ora, per il momento, anche se non è il massimo. Ecco, già ne ho perso uno, fantastico, bravo buddy, così si fa, così ti voglio. E poi, vabbè, posso finalmente sostituire questa orrenda porta per i polli e finalmente fargliela in questo modo, perché questa non mi piace proprio per nulla. Signori polli, intanto voi continuate a fare le uova, che prima o poi dovremo fare una farm di voi. Intanto qualcuno vedo che è già, insomma, è già diventato parte della farm, ecco, insomma, sì, proprio così. E vabbè, fa niente. Allora, vediamo se nasce qualche pollo da queste uovette. Uno è nato e l'ho già buttato giù. Bravo, buddy, così si fa. Praticamente sto perdendo solo polli ultimamente e del cibo, dovrei farmi del cibo, probabilmente sì. Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, che è una cosa importantissima. Lasciate anche un mi piace e, vabbè, attivate la campanellina già che ci siete. Allora, minatina tattica del blocco per vedere che cosa ci esce. Ma per ora stanno uscendo cose abbastanza bruttine, tra virgolette. A proposito, io non mi sono preparato né la spada né lo scudo qui, quindi dovrei fare questa roba qua. Ecco, ad esempio, così già è molto meglio. Mi avete anche consigliato di mettere un hopper sotto per poter raccogliere meglio i materiali. Signor pesce, io non so come aiutarla, però devo fare uno stagno, un qualcosa. Sì, devo fare così. Ce l'ho il secchio d'acqua? No, dov'è il secchio d'acqua? Vediamo se riesco ad aiutare il signor pesce. Managgia. Niente, non ce l'ho fatta. Povero signor pesce, è andato. Signor pesce, mi dispiace. Fa niente, allora mi terrò un secchio d'acqua, così prenderemo i pesci e cercheremo anche di salvare questi poveri pesciolini. Allora, questa minatina tattica, vediamo se ci porterà abbastanza materiali per poter fare la nostra bellissima farm. Intanto abbiamo tanti materiali per poter fare la casa di Prismarine, quasi quasi, ragazzi. Cosa ne dite? Ovviamente ditemelo nei commenti se vi può piacere l'idea. Ecco, cosa spona? Oh, no, questo fa un botto male. Questo fa male, no. Cosa? Vai giù, vai giù. Non ti voglio, vai giù, vai giù. Vai giù, ok. Ci siamo salvati al pelo, ragazzi. Ci siamo veramente salvati al pelo in questo momento. Devo farmi del cibo. Devo assolutamente farmi del cibo o trovare il modo di... Oh mio Dio, ma che casino, buddy. Basta fare casino. Perché sei così incasinato nella tua vita? Ah, mannaggia. Qui abbiamo messo a cuocere del ferro. Bene, mettiamo a cuocere questo. Sì, sì. Devo decisamente uno di questi giorni mettermi a sistemare le ceste, ragazzi. Avete proprio che ragione. Ma quanti sapling abbiamo? Adesso ci avevo fatto caso proprio in questo momento, ragazzi. Siamo pieni di sapling. Quindi fare la farm di alberi è la cosa migliore. Perché così riusciamo a far crescere tutto quello che ci serve per poterci espandere al meglio. Evviva! Ragazzi, sono riuscito a salvare un delfino. Penso di essere riuscito a salvarlo per il momento. Mi ha fregato l'acqua. Signor delfino, allora, sì, è spawnato, non so come salvarlo. Signor delfino, stia qua, guardi, stia lì un attimo, guardi. Si fidi di me, signor delfino, le salvo la vita io. Ok, perfetto. Quindi questo delfino qui, niente, adesso che ha l'acqua, a posto, lui è... Lui è a posto così, lui piace qui, starà in questa zona, ovviamente sicuro si butterà giù, vero signor delfino? Io già me la immagino lei che si butta giù, quindi non so. Dovrò fare una piscina anche per lui, se sopravvive ovviamente a questi giorni, ragazzi. Ma non perdiamo altro tempo, comunque ho fatto abbastanza materiali, possiamo cominciare ad andare a fare la nostra farm di alberi. Allora, volevo vedere se avevo abbastanza materiali per poter fare un dropper, un hopper, queste cose qui. Ho voglia, quanto ferro che abbiamo trovato, ragazzi, è da tipo 20 minuti che sto scavando lì. Quindi possiamo fare questa roba. La farm, volevo farla stile, ragazzi, farm di cactus o altro, eccetera eccetera eccetera. Quindi ci serve un po' di terra e sicuramente qualcosa per contornare il tutto. Quindi vabbè, per ora prenderò un po' di legna a caso, tipo l'iron lo lasciamo via, questa roba la lasciamo via, prenderò tipo un po' di legno a caso, sì, tipo il dark oak e... Spero ci basi, dark oak e le birch. E volevo fare questo meccanismo, ragazzi. Adesso vi faccio vedere tranquillamente, velocemente, come funziona il tutto. Intanto il delfino ovviamente si è buttato giù, perché mi sembrava normale. Sarebbe stato troppo bello avere un delfino, insomma, che... Vabbè, un delfino che. Allora, volevo farla in questo esatto modo. Allora, intanto prendiamo dei dark oak qui, che così ci dovrebbero bastare. Spero ci bastino in tutto. Volevo fare praticamente questa cosa a livello
livello farm di cactus con l'albero. Cioè, allora, sarà semi-automatica, perché ovviamente non si potrà comunque fare tutta la roba, eccetera, 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 eccetera. Devo fare un buchino. Allora, fatemi vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Direi perfetto. Quindi tutto dovrebbe convogliare al di qua. Noi mettiamo gli alberi all'interno, quindi qui, ragazzi. Direi tipo una roba... direi di metterlo qui per perdere il minor numero di foglie possibili, sì. Direi di fare proprio questa cosa, metterne uno qui e l'altro magari lo mettiamo qua di fianco. Sia mai che magari crescono entrambi bene. Oppure ne faccio... dai, proviamola solo con uno. Poi, se funziona, ragazzi, lo faccio con due, ovviamente. Allora, poi, bisogna mettere ovviamente l'acqua. Quindi bisogna mettere l'acqua che vada giù così di 7, quindi fino ad arrivare all'hopper che metterò lì. Anzi, ne metterò un po' di hopper, adesso vediamo quanto spazio abbiamo. Ma comunque ci potrebbe servire molto molto quella roba lì. Se questa farm funziona, ovviamente la farò anche con il cibo. Cioè, cercherò di creare dei dropper per far scendere l'acqua quando tutto il cibo sarà pronto, per fare la farm semi-automatica di cibo. Perché comunque, ragazzi, qua ci serve fare un po' di farm, perché sennò la sopravvivenza diventa sempre sempre più difficile. Allora, l'acqua scende tutta precisa come vogliamo noi. Facciamogli fare tipo, non so. No, vabbè, lì, qua possiamo mettere in realtà l'hopper, ragazzi, adesso ci sto pensando un attimo. Ma, allora, facciamo così. Scaviamo un buchino qua sotto dove possiamo mettere tutti i nostri hopper, collegati ovviamente a una chest unica, che sarà la chest centrale, per raccogliere tutto ciò che dell'albero, insomma, abbiamo in quel momento. Intanto, ragazzi, è finito il giorno. Un po' di paura ce l'ho, perché non ho delle zone molto ben illuminate, quindi direi di non perdere altro tempo e di andare a dormire. Veloce, fammi dormire. Dai, fammi dormire. Ho fatto pure gli hopper in più, fammi dormire. Dopo aver dormito, beh, ragazzi, iniziamo un altro giorno e andiamo avanti con la nostra bellissima farm. Quello che volevo fare, ragazzi, era una chest, ovviamente piazzata tipo qua, così, tipo così, in modo che noi possiamo in qualche modo aprirla. Vediamo se poi funziona la cosa. E tutti gli hopper che praticamente si collegano alla chest, questa qua, ovviamente, per non perdere nulla tra sapling, tra tutte le cose che mi lascio sempre perdere in giro, no? Perché io sono, poi sono nabo e mi perdo tutte le cose in giro. Ok, allora così dovrebbe funzionare. Bene, bene, direi proprio di sì. Forse questo qua ci serve per far così. No, ok, questo fa uscire tutto, fa un casino pauroso. Ok, ok, ok. Troviamo il modo di risolvere qui, ma penso che al centro comunque in teoria non dovrebbe cadere praticamente nulla. Al massimo facciamo una cosa così, ragazzi, guardate. Tanto abbiamo già trovato la soluzione, visto che ne ho fatti molti di più di hopper. E abbiamo la nostra soluzione. Perfetto, piantiamo il nostro albero. Vediamo come cresce e se cresce bene. E quando lo spacchiamo, ovviamente, oltre alle... non è cresciuto, ovviamente. Quindi dovremo aspettare il momento in cui cresce. No, vabbè, abbiamo dell'altro buon meal. Magari altri un po' di buon meal lo fanno crescere. Ok, allora direi che come misura ci siamo. Come misura ci siamo. Quindi ora lo dobbiamo solo abbattere e vedere se riesce poi a raccogliere tutte le cose questa farm. Ovviamente io dovrò fare così per abbattere l'albero. Sarà un po' difficile come cosa, dovremo ottimizzarla al meglio. E perché non voglio buttare via neanche una di queste foglie. E ovviamente io non ho voglia di star qua ad aspettare che cadano tutte le foglie, no? Quindi quando l'albero comincerà a perdere le foglie, dalle foglie cadranno le cose, quindi le mele, quindi gli sticchetti, quindi altri sapling, in modo da poter ampliare questa farm e fare qualcosa di meglio. Ragazzi, ovviamente se conoscete una farm di alberi molto più efficiente, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Facciamo una minatina tattica mentre aspettiamo che queste cose ovviamente cadano e poi io le possa raccogliere, quindi ripiantiamo subito un altro albero. E niente, poi, ragazzi, io direi che possiamo anche salutarci per questo episodio velocissimo ma pieno di succosità di contenuto. Intanto, vabbè, ovviamente oltre alla farm normale io vorrei fare anche un'altra cioè una farm normale di qua, di alberi normali, per non far che, cioè, insomma, dobbiamo ottimizzare le cose, ok? Dobbiamo ottimizzare le cose, quindi piantiamo un po' di alberi in giro anche di qua. Intanto io sto morendo di cibo e per ora l'ultima cosa che mi rimane da mangiare nell'inventario è questa, quindi mangerò anche questa sperando di recuperare un pochino di vita e un po' di voglia. Allora, qui intanto vediamo se ha raccolto qualcosa. Oh, guardate che bello, già un ox sapling l'ha preso e un hopper che ovviamente ho perso prima. Però io direi che è tanta tanta roba una farm del genere, ragazzi. Comunque ci può servire per non perderci mai nulla degli alberelli. Intanto buttiamo dentro anche questi, che così ci servono per liberarci un po' di spazio. E andiamo a fare la minatina. Ma già che ci siamo, ragazzi, adesso voglio provare a creare il consiglio che mi avete detto, ovvero di mettere una chest sotto con un hopper. Sarà un po' complicato, dovremo costruire tutta una parte per scendere. E adesso vediamo un attimo come farla anche, ragazzi.
sarà sicuramente una cosa difficile da fare. Magari non la finiamo sicuramente in questa puntata, ma magari nella prossima sì. Quindi qua dobbiamo scendere di due e cominciare a fare tipo un piano sotterraneo. Facciamo così, così. Qua chiudiamo che è rischioso. E direi che per il resto siamo abbastanza protetti, sia per salire che per scendere. Vediamo se funziona. In teoria la roba dovrebbe funzionare. Non ho più un piccone, per fortuna ce n'è uno di pietra. E vediamo un attimo che così se funziona la roba per raccogliere tipo ad esempio quelle cose che cadono al di sotto. No, non funziona. Vabbè, lo lasceremo così come una bellissima cosa. Perché in realtà mi sa che il blocco sotto è purtroppo bloccato. Forse potrei farlo funzionare, e direi forse, tanto dovrei avere ancora un po' di ferro da qualche parte nelle chest, facendo un minecart e mettendo una chest sotto. Ditemi voi nei commenti come posso sistemare questa cosa, ragazzi, ovviamente perché io sono nabbo, lo sapete, cioè io lo ammetto pure di essere nabbo. E beh, insomma, che dire, dovrei fare anche una zona per le signore tartarughe, poverine, perché sono qui conciate malissimo. Magari farmo un po' queste cose qui un po' noiose, ve le faccio offline, ragazzi, perché sennò stiamo qui a perdere dei giorni, delle ore, dei secoli per fare cose veramente, veramente bruttine. La prossima costruzione che vorrei fare, perché sì, ragazzi, la prossima è una costruzione, è una cosa molto particolare di questa serie. Signor pesce, adesso la salvo io, non mi interessa, si faccia raccogliere, ok. Ok, noi abbiamo salvato. Là e l'altro non posso far nulla, non posso. E direi di mettere il signor pesce qua dentro, così ne abbiamo almeno uno salvo. E poi faremo magari anche un piccolo acquario. Sì, 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 sì. Monster party, no, monster party, no. Monster party, no, mamma mia. Poi, qualcos'altro? Scusate, no, non ho capito. Non ho capito, qualcos'altro? Beh, mi sembra giusto, eh. Io mi riparo a casa, scusate. Io sto chiuso in casa mia. E questa cosa magari ce la vediamo nella prossima puntata come batterli. Sperando che magari despawnino in questo momento, perché io un po', insomma, di paura ce l'ho. Ecco, nel senso, cioè, signori vostri, siete un po' messi in una posizione un po' particolare. Nel senso, io devo attaccarvi e devo uccidervi. Sì, devo proprio uccidervi. Magari mi date il tridente, che ne sappiamo. Vediamo, come mai non mi attaccano questi? Non c'hanno voglia? Non hanno voglia, a quanto pare non hanno voglia, quindi va bene per me. Ammazziamo. Raga, il tridente! Il tridente! Il tridente, ragazzi, abbiamo il tridente! Oddio! Però non la utilizzi, mannaggia, quanti utilizzi ha? Fatemi vedere un attimo. Fatemi vedere un attimo quanti utilizzi ha. 3 utilizzi, mamma mia, raga. Come facciamo a ripararlo? Ditemi i consigli, cioè consigliatevi come fare a ripararlo, ragazzi. Consigliatevi per favore come fare a ripararlo, vi prego. Ne ho assolutamente bisogno. Mannaggia i monster party che si creano qui e che mi fanno tutto questo casino. Mannaggia Buddy, mannaggia Buddy, mannaggia al Buddy. Bene, io direi che dopo essermi ammato, dopo aver trovato il tridente, dopo averlo nascosto perché non ho voglia di romperlo subito e di perderlo e di fare cose strane, io direi che ci vediamo in una prossima puntata di questa 100 giorni in un blocco. E comunque direi che ci stiamo sviluppando molto bene. Ovviamente se avete dei consigli su questa serie, ragazzi, qua sotto nei commenti. E scrivetemi anche che cosa volete vedere magari nelle prossime puntate, oltre a un po' di consiglietti. Quindi ragazzi, dal Buddy è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.